Buongiorno. Allora, buongiorno. Oggi faccio una recensione sulla gelateria di Porto Recanati. Stavo guardando su TripAdvisor che recensioni hanno già, e la gelateria si chiama Gelato Bio. Non vi potete sbagliare. Non è proprio semplice da ricordare anche. Sì, c'è tutte ottime recensioni. Perché una gelateria? Le gelaterie sono tantissime, ne so sorte sempre di più, soprattutto nelle zone turistiche come in questo caso Porto Recanati. Come le pizzerie e i bar, cioè sembra che ogni cosa che apra sia solo un'attività legata al cibo. Questa cosa non sembra problematica, ma in parte anche lo è. Ci sono anche dei comuni che iniziano a interrogarsi su questo, che c'è cioè, sia il problema dello spopolamento del centro storico, dei negozi che chiudono, ma anche il fatto che chi apre sono solo posti legati alla gastronomia e non sempre uno ha bisogno solo di quello. Comunque è difficile scegliere, no? In questa grande quantità di offerta, soprattutto come dicevo in posti come Porto Recanati, dove gelaterie cosiddette artigianali ce ne so molte. Cosiddette artigianali perché? Perché purtroppo il consumatore gli basta vedere che il gelato non è confezionato per credere che sia di buona qualità, mentre in realtà non è così. Per la gelateria in particolare non ci sono delle regole per il gelato artigianale, non sono state scelte, non c'è un disciplinare come per altri prodotti. Che essendoci sia un disciplinare che un marchio, noi possiamo essere certi quando andiamo a comprare di quello che acquistiamo. Dopo, anche nei prodotti dove c'è un marchio, il consumatore non è informato e quindi non utilizza lo strumento che lo aiuterebbe a scegliere. Però lo strumento c'è. Per il gelato artigianale non c'è. Me ne parlava Paolo Brunelli. Quando l'ho intervistato per Uomo Moderno, ma la sua intervista poi è finita sul mio primo libro, Red in Italy, e la trovate sul mio sito, c'è scritto free stuff, roba gratuita, nel senso ho messo dei PDF del libro che uno se vuole può leggersi, scaricare e fare quello che vuole. Paolo Brunelli, che naturalmente non tutti devono conoscere, ma anche chi è marchigiano non lo conosce, ha una gelateria a Gugliano quando l'ho intervistato era nella classifica del Dissapore, se non sbaglio, ma anche altre classifiche, comunque tra le migliori gelaterie d'Italia. Lui fa tutto biologico e mi spiegava, ha spiegato diverse cose. Che poi nella gelateria bio, che adesso Gelato Bio si chiama, una gelateria bio, che adesso vado a recensire, ho compreso. Cioè lui mi ha detto delle cose che io sì, il gelato solo ho provato, è buonissimo, però forse sto continuando a crescere come consumatrice, lo capite dopo, quindi grazie Paolo, finalmente ho capito quello che intendevi. E lui pure appunto mi spiegava che non c'è un disciplinare, non ci sono delle regole intorno a cui i vari gelatai d'Italia si trovano. Quindi come deve fare il consumatore? Deve provare a cercare i posti che affezionarsi ai posti che gli sembrano più validi, produttori più validi. Il problema è che spesso il consumatore medio, essendo veramente ignorante, l'italiano medio è molto ignorante in fatto alimentare, ha ormai come unico diciamo metodo di discernimento la varietà del gusto, nel senso quante varietà ci sono, e la forza del gusto, che è però una forza diciamo come matrice nella mente c'è il cibo industriale, quindi la cosa deve essere molto sapida, molto colorata, molto cioè non c'è nessuna differenza ormai tra un consumatore anglosassone che noi prendevamo in giro per il cibo spazzatura che ingurgitava e quello italiano. Questo è un dato di fatto non di oggi 2017, ma da quando abbiamo iniziato a sfondarci del cibo industriale, che so gli anni del boom economico, ecco. Molto più probabilmente ci hanno il palato più bruciato i nostri genitori che i ragazzi che vengono su oggi, che magari trovano tanto bio in giro. E quindi non riesce a capire. Quindi questo consiglio che ha dato Paolo, cioè vagliate, testate,
quello che trovate in giro e chi vi sembra più serio, affezionatevi, perché appunto non c'è una regola per il gelato artigianale. Spesso fa sì che vengano premiati i meno valorosi del campo, cioè quelli che hanno tanti gusti, accattivanti, mettono cioccolato dappertutto, solitamente anche Nutella e cose colorate e via dicendo. E non dico che io non ho fatto lo stesso tipo di percorso, solo che mi rendo conto che bisogna andare oltre. Non è che bisogna andare oltre, lo dico sempre, per un fatto di religione, cioè non è un dogma fino a se stesso, è perché e fa meglio alla salute nostra e fa meglio all'ambiente, perché se produciamo cose che sono state prodotte, appunto, beni prodotti con un certo criterio, ci sono tante scelte a monte che ci fanno del bene e non ce ne rendiamo conto. Cioè, mangiare cose bio fa bene all'ambiente in cui uno vive. E poi innanzitutto c'è una grande crescita dal punto di vista alimentare, cioè la differenza tra essere analfabeti ed essere laureati, se la laurea ci può avere un merito dal punto di vista delle conoscenze profonde di una persona, comunque essere preparati, no, nei vari settori in cui uno c'ha un interesse, c'è una grossa differenza. Ecco, diciamo che il consumatore medio è analfabeta. Non importa quale moda segua, non è che per forza perché mangia junk food, cioè patatine o cibo surgelato, è quel tipo di persona il consumatore analfabeta. Anche chi segue le mode culinarie non si rende conto che certi prodotti sono proprio molto inquinanti nel cercarli sempre, nel utilizzarli sempre, è analfabeta. alimentarmente parlando, non è un insulto ma una constatazione. Comunque, io faccio questi cappelli perché penso che sia meglio parlare di alcuni argomenti che mi interessano inserendoli in video dove appunto si parla d'altro, perché sennò sarebbe pesante, ma poi sarebbe difficile fare un inizio e una fine, perché si potrebbe andare avanti per sempre. Quindi adesso stoppiamo qui il discorso generico, tornando sul gelato bio, perché lo consiglio. Io l'ho provato l'anno scorso, quest'anno l'ho invece proprio adottato. Perché appunto a Porto Grande ci sono molte gelaterie, e non, adesso non, sto, non giudico quello, non usa buoni ingredienti o altro, non è che ho fatto un'analisi di ognuno, non mi permetterei mai, ma gelato bio appunto ti dà la garanzia che quello che producono viene, cioè gli ingredienti che utilizzano vengono da coltivazione biologica, comunque adesso dipende le uova, allevamento biologico, e ha anche dei gusti vegan, e uno dei quali è diventato uno dei miei preferiti, che è il mango. I vegani, e non bisogna farsi colonizzare e farsi tartassare da loro, ma non bisogna anche demonizzarli, quindi non è perché è vegano, insomma, è un gelato meno buono, anzi molto gustoso. Vedo che lo utilizza solo per alcuni gusti, quindi probabilmente c'è della frutta che si presta meglio a quel tipo di gelato, quello al mango è eccezionale. E fanno anche granite, yogurt, quindi c'è un po' di tutta l'offerta legata al mondo del gelato. È facilissima la gelateria da trovare, perché si trova nel corso principale, e poi Porto Recanati, se vi perdete siete veramente ciechi, perché è una via principale e le sue parallele, quindi proprio semplice. Partendo dalla piazza con il castello e guardando il corso, quindi la piazza alle spalle, si trova alla vostra sinistra, prima della metà, se non sbaglio, del corso. Comunque camminate e c'ha il verde come fondo di colore del negozio, sta sull'angolo con una delle strade perpendicolari al corso, Gelato Bio si chiama. E no, il prodotto è ottimo, il prezzo ho visto che è uguale a quello delle altre gelaterie più o meno, e niente, ve lo consiglio, perché veramente dopo, quando andrete a mangiare l'altro gelato,
sempre artigianale, non parlo dopo di comprare il cornetto, e confezionato, sentirete la differenza. E qui ho capito il consiglio di Paolo Brunelli, perché lui durante l'intervista parlava degli ingredienti che utilizzava e ho detto: scusa Paolo, ma sinceramente io consumatrice, io gli altri consumatori, come faccio a sentire la differenza della nocciola del supermercato o comunque la nocciola del, non so dove viene comprata, che fa magari il gelato artigianale con prodotti di minor qualità, e la nocciola che prendi tu, quella che viene dal Piemonte, certificata, eccetera. E lui mi rispose, dice: guarda, tu lo capisci quando arrivi a provare quel tipo di prodotto. Quindi non c'è problema, dici: io non mi faccio venire il dubbio che tu capisca o meno la qualità, perché tu quando mangi il mio prodotto e poi vai a mangiare quello che mangiavi prima, capisci la differenza, è in quel momento che capisci la differenza. E io l'ho presa per buona sta cosa e l'ho messa da parte, perché sinceramente, sì, teoricamente l'avevo, ero d'accordo, ma nella pratica non l'avevo ancora sperimentato. Stanno mangiando come primo gelato, diciamo, dell'anno, quello di gelato bio. Poi sono andata a Recanati per una gelateria artigianale sempre, e poi non pessima, c'hanno sul bancone, poi ci ho fatto caso, addirittura delle analisi del laboratorio, che non ho capito che poi che tipo di analisi sono state, con tutti i risultati ottimi. Vabbè, mentre ordinavo io ho dato un'occhiata, ma non ho capito bene che si trattasse. Beh, vi dico che io la differenza l'ho sentita tantissimo. Ed è una buona gelateria questa di cui sto parlando, eh. E il gusto, ad esempio, in particolare, ho preso il cocco, se non ci fossero state in mezzo la farina di cocco, sapete che c'è pezzettini nel cocco, non avrei saputo che era cocco se chiudevo gli occhi. È pesante, perché per quanto non sembri, comunque già il gelato è artigianale e pesante, perché sono intollerante al lattosio, fatto con la panna, e per forza, insomma, non è un dolce leggero, non è che siccome è freddo è meno grasso della torta alla panna. Però se gli ingredienti non sono buoni diventa veramente pesante da digerire. Io sta cosa me la sono sentita come un mattone che c'aveva anche poco sapore. E io sta cosa io prima non l'avevo mai sentita, ero sempre abbastanza soddisfatta dei gelati artigianali che provavo. Poi mi è ricapitato la settimana scorsa, mi sembra, il gelato bio, e sinceramente il loro mi è piaciuto molto. Quindi è vero quello che diceva Paolo, cioè quando tu provi una cosa di maggiore qualità, magari non in tutte le fasi della vita tu sei pronto, forse devi essere già dentro un percorso di crescita alimentare, ma la differenza la vedi così, non c'è bisogno che uno te la spiega. Quando torni indietro al prodotto che usavi prima, dici: mamma mia, ma come facevo? Ed è così anche per il gelato. Quindi io ve l'ho consigliato perché? Perché è così, è un simbolo per dire che appunto nei posti, soprattutto adesso d'estate, ma nei posti per le vacanze, le gelaterie artigiane ce ne sono tantissime. Uno sembra che scegliere quella già sia scegliere la qualità rispetto ad andare al bar e comprare il gelato confezionato. Non è così, non è assolutamente così. E poi la fortuna mia, che ad esempio nella zona dove sto io i prezzi dei gelati sono ancora umani. Spesso infatti i turisti che vengono sempre da Nord Italia, e si stupiscono dei prezzi, dovrebbero iniziare a stare zittini, perché poi chi sente inizia a dire: allora posso alzare i prezzi. No, questi sono prezzi normali, di un posto dove vivono persone, non un posto semplicemente turistico. E mentre mi rendo conto che in altri posti, per gelato peggiore o minori quantità, ti fanno pagare molto molto di più. Quindi comunque questa è una buona zona, però vi dico, c'è tanta offerta, ma la maggior parte di quello che viene offerto non è assolutamente qualità. Anche perché voi riflettete sul fatto di che business è diventato il settore alimentare, cioè uno che vuole aprire un'attività, come dicevo prima, apre qualcosa legato alla gastronomia, convinto appunto che c'è quasi una certezza del risultato, e non c'ha spesso assolutamente una cultura alle spalle adatta per l'attività che sta per compiere, ma magari è solo bravo dal lato business, e quindi quello che farà sarà cercare di attirare clienti con cose che colpiscano l'occhio, e potrà giocare sul prezzo
al ribasso o al rialzo per attirare la fascia che c'è in mente, quindi tutta una strategia legata al business, al marketing, andrà a comprare i prodotti che costeranno poco, gli ingredienti, e difficilmente, insomma, a meno che non dichiara biologico, cose così, che poi anche lì c'è un grande gioco dietro nel raffarsi più soldi del necessario. Andrà a mettere su un'attività, l'ennesima attività, che ha veramente impoverito, negli ultimi anni io l'ho visto tantissimo, il comparto artigianale, nel senso di vendita diretta, qui in Italia, perché prima sapevi, faccio l'esempio anche dei forni, cioè dove si fa il pane e i dolci legati al forno, qualche anno fa tu sapevi che comunque andare lì era. Non ci si facevamo manco tante domande, una sicurezza d'artigianalità, di qualità, e mentre in realtà non è così, perché il pane è sempre più uguale al cartone e io non so che farine comprino, ma sicuramente più scarse, e così gli altri ingredienti. E proprio questa moda di investire nella prima attività legate alla gastronomia ha fatto sì che si sono buttati tutti. Noi ormai abbiamo un palato sempre meno raffinato e quindi ingurgitiamo croissant fatti veramente col cartone e riempiti con creme, panni, cioccolati di bassissima lega e gelati allo stesso modo, che l'importante è che ci siano tanti gusti e siano colorati. Siccome mi fa piacere, e per me e per gli altri, che invece vada avanti la qualità per farci stare bene a noi come godimento della vita, come salute, come spendere bene i nostri soldi, non importa se ne vogliamo spendere tanti o pochi. E voglio proprio una società dove prevalgano le attività di chi fa scelte positive per tutti noi, partendo dall'ambiente al consumatore finale. Quindi ecco, questa è un po' lunga come recensione perché è una recensione un po' simbolo legata a un settore e a una tendenza che c'è in questo momento. Chiudo il discorso di nuovo, chiudo il discorso generale, vi consiglio gelato bio a Porto Recanati, se venite da queste parti, vi volete prendere un gelato, se venite qui in vacanza, insomma, ve ne prenderete più di uno. E alla prossima e grazie, buona giornata.